Buon pomeriggio e bentornati ad una nuova puntata dell'Ora dell'Arte, la rubrica che nel salotto di Asteria Space ospita artisti, danzatori, cantautori ed artisti di ogni sorta per poter parlare dei loro progetti futuri. In questo momento siamo particolarmente felici di dar voce ad uno dei talenti pugliesi che appartiene al mondo della danza e vi vado subito a presentare l'ospite di questa puntata, che è Alessandra Gaeta. Ciao Alessandra e benvenuta nel salotto di Asteria Space. Sono molto felice di averti qui con noi. Ciao. Ciao, ciao. Allora, io parto subito da una domanda. Tu ami definirti una danzautrice. È un termine molto bello e vorrei che un po' lo spiegassi a noi, a tutti, insomma, i nostri ascoltatori, perché talvolta non si conosce bene la distinzione tra danzatore e danzautore. Cosa vuol dire essere un danzautore? Allora, essere un danzautore è essere l'autore di se stesso per quanto riguarda appunto la creatività, la creazione e quindi essere in grado di coreografarsi o comunque comprendere quale sia la propria modalità di esprimersi. Semplicemente questo, cioè semplicemente che non è neanche tanto semplice in realtà, perché il danzatore basta, molte volte è interprete. Il danzautore invece mira, diciamo, fa una fusione di quello che è il linguaggio coreografico, che però diciamo, si autocoreografa, ecco, si può anche definire in questo modo. Quindi anche un po', diciamo, complesso come argomento, come concetto. Per poter comprendere magari questo concetto, potremmo appunto insomma dire che alle spalle hai già diverse produzioni di cui appunto sei autrice ed interprete, quindi possiamo dire danzautrice, e so che proprio in questa fase, in questo momento, stai lavorando ad un nuovo progetto. Che in qualche modo ha a che fare con l'acqua. Vuoi parlarci di questo progetto, se coinvolge altri artisti, non so, musicisti? Raccontacelo un po', in base a quello che si può già svelare, ovviamente. Allora, il progetto, il lavoro, la produzione alla quale sto lavorando, non mi vede sola, ma mi vede in dialogo con due altri musicisti, che sono Giovanangelo De Gennaro e Roberto Matarrese.
quindi per chi li conoscesse un po' già può immaginare che ci sono già due modalità di affrontare, di rapportarsi alla musica un pochettino differenti, dico una dall'altra. Dico in dialogo perché mi sto mettendo un pochettino alla prova all'interno di questo lavoro. Perché non voglio che la musica sia completamente, cioè che non deve essere a servizio della danza, ma che appunto sia un dialogo. E quindi per me è come se fosse un trio, siamo un trio di corpi. Per quanto riguarda proprio il lavoro, è un lavoro che ho iniziato un pochettino a ricercare lo scorso luglio 2020, e appena post primo lockdown. E in questo lavoro, appunto, dopo un momento di chiusura, sono approdata un po' a quest'idea di volermi approcciare ad un elemento naturale, come quello appunto dell'acqua, del quale molto spesso non ci rendiamo conto, nel senso che di quanto ci faccia parte di noi esseri umani, quindi quanto sia all'interno del corpo e di quanto davvero la storia dell'acqua sia fondamentale, indispensabile per l'essere umano, per l'umanità intera. Quindi sono un po' mossa da questa idea e da questa necessità. Wow, speriamo insomma di vedere questa produzione il prima possibile andare in scena e soprattutto dal vivo e in presenza, perché ovviamente un elemento naturale come l'acqua merita così un po' come tutta l'arte in generale di essere vissuto dal vivo, no? Con un feedback del pubblico che ci sta davanti. Io volevo passare un po', volevo fare un salto, perché Alessandra, oltre ad essere una danzatrice, quindi un'autrice, un'interprete, riveste anche un altro ruolo nella sua vita. Mi piace insomma definirla davvero multitasking come artista, perché lei è anche un direttore artistico e direttrice artistica di una rassegna che ormai è giunta alla sua quinta edizione, dal titolo A Maglie Larghe, una rassegna di performing art, di danza contemporanea, che si svolge a Palo del Colle, all'interno del laboratorio urbano Rigenera, anche se quest'anno c'è anche una novità. Si è svolto il primo appuntamento di questa nuova edizione, credo sia andato molto bene. Ha visto l'esibizione di un'artista francese, Sara Sernaux, ma vorrei che insomma Alessandra ci raccontasse un po' come è andato questo primo appuntamento, che tra l'altro vede anche una collaborazione importante. Allora, se è possibile, mi allaccio un po' a quello che hai detto prima di passare alla rassegna. Ho una piccola cosina da dire importante, e cioè che il lavoro sull'acqua, prima di passare alla rassegna, avrà una prima presentazione il 12 giugno all'interno di una rassegna che si terrà all'Aquile, che si chiama Ritratti di Lune. Quindi all'interno del Palazzo Andrioli, quindi ci sarà una prima presentazione del lavoro della durata di 20 minuti e della ricerca finora fatta con i due musicisti e non solo. E ci sono anche altre figure all'interno di questa produzione che poi mano a mano verranno svelate, però c'è anche una drammaturga, c'è anche una visual artist che collabora spesso con me, che si chiama Tania Tullo. E c'è anche un video artista, un filmmaker che lavorerà nella fase produttiva più avanzata. Passando adesso alla domanda, appunto, a quello che riguarda la rassegna, posso continuare? Ci tenevo a dirlo perché è anche una sorpresa per me, perché ho avuto da pochissimo questo ok. E quello che volevo dire che la rassegna è stata molto emozionante, è stato molto emozionante il primo appuntamento e anche molto impegnativo per me passare da un ruolo all'altro. È stato emozionante perché aver appunto potuto comunque, anche se non c'era pubblico, però aver potuto avere un artista internazionale grazie al network internazionale Danza Puglia diretto da Ezio Schiavulli.
che per il terzo anno ha deciso di appunto collaborare con noi e quindi mettere a disposizione un artista. È stata un'esperienza molto molto bella, post-Covid, lo devo dire, perché vedere una danzatrice in carne ed ossa che è riuscita comunque a terminare la sua fase di ricerca, appunto francese, tra l'altro, dalla Francia, è stato per me e per il gruppo con il quale collaboro, con la mia associazione Factorill, molto molto intenso, molto intensa come esperienza. Quest'anno la rassegna si realizza grazie alla vincita del bando Programma Straordinario 2020, quindi abbiamo una rassegna che si allargherà un pochettino, quindi non sarà solo al Laboratorio Urbano Rigenera. In particolare abbiamo un appuntamento in Piazza Santa Croce il 30 di agosto, quindi 29 e 30 agosto abbiamo il secondo appuntamento della rassegna, e che vede la presenza di Tarantarte e di Maristella Martella, e avremo anche un laboratorio che lei spesso chiama Tarantatelier, quindi ci sarà la possibilità di assaggiare un po' nella danza etnofolk, come la definisce, la etnodanza, come la definisce lei, e appunto vedremo uno spettacolo che creta. Poi andremo avanti, ci sarà, abbiamo un altro appuntamento a settembre, e poi andremo ad ottobre e a novembre. La residenza, avremo un ultimo appuntamento, ci tenevo a dire, che apriamo e chiudiamo con delle residenze, che vuol dire che questa artista francese di cui vi dicevo prima è stata 5 giorni nel Laboratorio Urbano di Genere, ha creato parte di un lavoro che però non è ancora finito. Quindi, e andremo a chiudere poi la rassegna a novembre. Quindi iniziamo e finiamo con delle residenze, diciamo, dei lavori non ancora finiti. E questo per me è molto importante perché, mi permetto di dirlo, ci piace pensare che accompagniamo gli artisti durante un percorso che molto spesso viene dimenticato, cioè non c'è il prodotto finito, c'è la ricerca, c'è il percorso, ecco, c'è una traiettoria, c'è una linea che non è sempre dritta, ecco. Bene, allora volevo ricordare a coloro che ci stanno ascoltando di rimanere sintonizzati sulle pagine social di Factorill, che è appunto l'associazione, il collettivo artistico diretto da Alessandra Gaeta, perché lì potrete trovare tutti gli aggiornamenti relativi ai numerosi appuntamenti della rassegna a maglie larghe che, come dicevamo prima, si compone di spettacoli, workshop, talk, quindi davvero una rassegna a 360 gradi per il mondo delle performing art e nello specifico della danza contemporanea. Io ringrazio Alessandra Gaeta, danzatrice e direttrice artistica della rassegna a maglie larghe, di essere stata qui con noi. La invito a bere un ultimo sorso di tè per questa puntata dell'Ora dell'Arte e vi do appuntamento alla prossima puntata.